Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news PD Movimento 5 Stelle. Salta l'incontro sulla legge elettorale, inchino della Madonna al boss, la DDA avvia un'indagine, morto Shevardnadze, fu ministro degli esteri di Gorbaciov. Nessun incontro oggi tra il PD e il Movimento 5 Stelle sulla legge elettorale dopo la mancata risposta dei 5 Stelle alla richiesta del PD di rispondere con un testo scritto in 10 punti sulle riforme istituzionali e sulla legge elettorale. Quello che a noi spiace è che si è persa un'occasione per gli italiani per arrivare a un punto concreto. Noi abbiamo le idee chiare, ha detto il deputato 5 Stelle Luigi Di Maio. La direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha avviato un'indagine su quanto accaduto a Oppido Mamertina, dove mercoledì scorso la processione della Madonna delle Grazie si è fermata davanti all'abitazione di un boss dell''ndrangheta. Prosegue dunque l'accertamento dei fatti mentre non si spegne l'ondata di sdegno per l'accaduto. I preti dovevano scappare, dice il capo dei vescovi calabresi. È morto all'età di 86 anni l'ex presidente georgiano Shevardnadze, fu l'ultimo ministro degli esteri dell'URSS dal 1985 al 1991. È stato uno tra gli artefici delle riforme gorbaciuviane che portarono alla fine della guerra fredda e al crollo dell'Unione Sovietica. Condoglianze da Putin e da Gorbaciov. Liberi i due tecnici stranieri scomparsi sabato in Libia insieme all'italiano Marco Vallisa, ancora irreperibile. Il governo di Tripoli pensa ad un rapimento a scopo di estorsione. I tre dipendenti della società italiana Piacentini Costruzioni sono impegnati in un progetto a Zuwara. Crollata una campata del viadotto Petrulla lungo la strada statale 626 Licata a Brahemi in provincia di Agrigento. Nessun'auto è precipitata nel vuoto. Quattro automobilisti sono rimasti feriti per un tamponamento a catena avvenuto in seguito al crollo. In arrivo sull'Italia il ciclone Egea, che porterà temporali al nord e su parte del centro. Le temperature scenderanno in picchiata fino a raggiungere valori compresi tra 20 e 24 gradi. Dopo la sferzata temporalesca e fresca del ciclone Egea, la pressione però salirà nuovamente ed acquisterà ancora connotati africani, con picchi di 34-36 gradi al centro e al sud. Cesare Prandelli, ufficialmente il nuovo tecnico del Galatasaray, arriverà questa sera all'aeroporto Ataturk di Istanbul per iniziare la nuova avventura. Domani l'ex CT dell'Italia firmerà il contratto, che dovrebbe avere durata triennale.